Capellupo, tanti ricordi in questa partita, un po' di amarcord per te, sei rimasto comunque nel cuore dei tifosi del Forlì che ti hanno anche salutato dalla tribuna, una partita ben giocata soprattutto nel primo tempo. Sì, sono contento, è comunque emozionante ritornare a Forlì dove ho vissuto due anni bellissimi e niente, per quanto riguarda la partita è stata secondo me un pareggio, è il risultato più giusto, noi abbiamo fatto un buonissimo primo tempo dove sfortunatamente abbiamo preso sull'unico tiro forse il gol, poi devo dire che comunque il Forlì ha fatto un'ottima partita anche il secondo tempo, meritavano forse qualcosetta di più e niente, quindi il risultato credo che sia giusto. Montani ha parlato non tanto di un calo da parte della Vastese quanto di aver subito appunto il ritorno del Forlì nel corso della ripresa, tu sei d'accordo? Sì, poi loro vabbè, hanno cambiato anche modulo, si sono messi 4-4-2 nel secondo tempo, quindi non siamo riusciti a trovare bene il bando della matassa e niente, ci sta, primo tempo noi, primo secondo tempo loro, succede nel calcio, per dare continuità al risultato di oggi dobbiamo andare a vincere in casa. C'erano anche delle assenze importanti nelle fila dei biancorossi che insomma si spera di poter recuperare per le prossime partite che tra l'altro sono molto ravvicinate. No, ci mancava il nostro quello che fa più gol, Leonetti, quindi è sicuramente un'assenza pesante perché sicuramente lui con i suoi guizzi nel primo tempo poteva ampliare il vantaggio, magari 2-3-0 sarebbe, perché ha queste caratteristiche qua.